Non vedevo questa schermata da veramente tanto tempo. Ma salve, benvenuti in questo nuovo e speciale episodio di Fallout 4. Oh Dio mio, da quanto non toccavamo Fallout 4. E c'è una ragione ben precisa per questo. Ma vediamo se il gioco ve la mostra questa ragione. Vediamo quanto regge. Questo episodio è uno speciale a cui stavo pensando da veramente tanto tempo ed è il motivo per cui mi sono spinto a reinstallare Fallout 4, ma è stato anche il motivo per cui non ho mai fatto la serie di Fallout 4 su PlayStation con le mod. Vediamo appunto se il gioco vi mostra il motivo. Continuiamo dall'ultimo punto in cui ci siamo fermati. Al livello 1, 2, 3, stella. Wow, quanto mi mancavano questi caricamenti infiniti. Ale, finalmente! Alla buon'ora. Quanto tempo? Chi è quella? Ah, è Kyuri, Dio mio, quanto tempo! Oh, guarda qui il mio aspetto. Un super guerriero Dova King. Quanto tempo che non lo vedevo. Qual è l'ultima arma che ho impugnato prima di chiudere questo gioco? Vediamolo subito. Ah, sì, mi ricordo di te. Ti ho anche dato un nome figo. Questa è l'ultima arma leggendaria che abbiamo trovato prima che chiudessi questa serie. Ovvero l'arma leggendaria che abbiamo preso subito dopo Far Harbor. Quindi questa è l'ultima arma leggendaria che troveremo in questa serie. Questo fucile d'assalto con il modificatore leggendario alchimista, ovvero che dà il 10 secondi di veleno al bersaglio. E gli ho dato il nome Scorpio perché, beh, quest'arma avvelena, quindi ci stava bene. Ma vediamo anche tutte le altre armi che mi sono portato dietro durante la nostra avventura. Abbiamo il cannone Splatter, questa fighissima arma presa durante Nuka World, che aumenta il danno per ogni colpo consecutivo. Fighissima. Abbiamo la Deliverer, arma silenziata, fantastica, data dal nostro amico Deacon, che ormai ci ha lasciato. Per colpa mia però. Il doppio raggio, quest'arma forse è una delle primissime armi leggendarie che ho trovato, se non ricordo male. Praticamente è un'arma laser che spara due colpi e doppio raggio era il nome appropriato. Giudizio dell'atomo, quest'arma presa anch'essa durante Far Harbor è un'arma fighissima. Non è molto utile contro i supermutanti o contro i ghoul, ma fa un sacco di danno fisico, quindi ottima. La mini motosega, Dio mio. Questo Reaper praticamente l'ho trovato non molto prima di concludere la serie, se non ricordo male, e ovviamente l'ho chiamata mini motosega per ovvie ragioni. E anche questa, ogni colpo consecutivo aumenta il danno, e per un'arma molto veloce del genere è il top. Il Nuclear Explosion, Dio mio. Quest'arma è stata incredibile trovarla, perché è il fucile quello che fa colpo radioattivo, però ha l'effetto leggendario esplosivo, praticamente tre effetti in uno: il danno da proiettile, il danno nucleare e il danno esplosivo. Quest'arma è stata tipo una rivelazione incredibile. Il Per Sempre, l'arma che abbiamo preso dalle mani fredde e cadaveriche di Maxon, grazie tra l'altro Maxon. Il Plasma Shooter, questo praticamente è un fucile al plasma che ho trasformato, se non ricordo male, in un lanciafiamme al plasma. Bellissimo. Poi col fatto di sparare un proiettile aggiuntivo, il potenziamento del lanciafiamme è tipo fantastico. Spillo, quest'arma è... mamma mia, non so quanti nemici ho sciolto con questa pistolina del cazzo. Perché questa pistolina del culo ha come modificatore il sanguinamento. 25 di danno aggiuntivo da sanguinamento. Fai sanguinare un nemico con questa, 5 colpi è morto. Tagliagole. Ottima arma da infiltrazione, niente più niente meno, anche questo danno da sanguinamento. Ah, il mio set di armi esplosive, a queste non ho mai dato un nome perché non avevo abbastanza fantasia forse. Però il fucile da cecchino, la pistola e anche il fucile da combattimento esplosive. Queste fanno un danno indescrivibile. Questo era il mio set di armi che mi sono sempre portato dietro durante questa serie. Mentre nei vestiti avevamo, fin dall'inizio del gioco, l'armatura da caduta libera. Praticamente questi due gambali ci
negano il danno da caduta. Ora però, che ci penso, non ci ho mai fatto caso, ma forse anche uno solo funziona? Cioè, se ne tengo uno funziona uguale? Sai che non lo so, non ci ho mai provato, però in realtà questa armatura mi è sempre andata bene così. E va bene. Il braccio destro da marine di ricognizione aumenta la velocità di movimento dell'utilizzatore. Questo l'abbiamo trovato appunto in Far Harbor e non è male come pezzo, ci sta bene anche con tutta l'armatura. Il torace da marine di ricognizione, anche questa molto figa sia esteticamente che come statistiche. E se stiamo fermi ci riduce il danno del 15%. Ottima cosa. Ecco, questo è forse uno di quei DLC che potevo anche evitare di comprare, ma per pochissimo che costava ho detto, ma sì, ascolta, è uno zaino, mi aumenta lo spazio, lo prendo. Però devo dire, è molto utile anche per i potenziamenti, in questo caso ho il potenziamento medico che mi cura. E tra l'altro tecnicamente si dovrebbe anche vedere. Infatti si vede solo nel fuori, nella miniatura non si vedeva. Ci sono tutti gli steampack, i medix attaccati dietro, bello. Non vale certo la pena di pagarlo a prezzo pieno, ma l'ho preso mentre era in sconto, ho detto ma sì, ascolta. L'uniforme dell'esercito corazzato, con la trama balistica MK5. Allora, io non ho mai trovato effettivamente un vestito decente da mettere sotto tutte le armature e ho sempre pensato che l'uniforme militare per il personaggio maschile fosse la scelta migliore, visto appunto il nostro passato da soldato. E beh, per 110 di difesa sia a energia che di base, tutto vale. Anche questo comprato con un DLC a pochissimo, visto che non costava praticamente un cazzo, l'elmo del Dovahkiin che ci dà uno di forza e costituzione. Non c'è molto da dire, la missione era una mezza cazzata effettivamente, però il premio di avere l'elmo del Dovahkiin ci sta. Un braccio sinistro leggendario che ci aumenta anche questo forza e costituzione. E basta, anche questo è tutto quello che avevo di vestiti. Fra le varie provviste c'era una marea di roba che non sto neanche qui a descrivervi, ma a parte gli steampack credo di aver usato sì e no solo i Radaway, i Radix e poca altra roba. E infatti l'aspetto finale del personaggio è una cosa di cui vado estremamente fiero, mi piace tutto l'insieme, tranne il fatto che c'ho da una parte un tipo di armatura su un braccio e dall'altra un altro. È una cosa che un po' mi urta, però fanculo. Questa è Sanctuary, il primissimo insediamento in cui ci troviamo e sul quale ho speso praticamente molto più tempo nella creazione. Anche il mostrarvi gli insediamenti è una cosa che ho sempre voluto fare, ma non ho mai trovato il contesto giusto per farlo. Questo video è perfetto. Tra l'altro, Sanctuary è stato il posto dove ho sempre mandato tutti i companion per trovarli tutti in un punto, tranne alcune eccezioni che l'ho mandata in altri insediamenti. Anche se alla fine ho scelto Kyuri, che come statistica, attacco e come companion, tutto un altro livello. Questa è la casa sull'albero. Forse è stata una delle prime case che ho costruito ed è quella di cui vado più fiero perché qua è a livello casa, ma sopra c'è tutta la roba per costruire e l'impianto che usavo per duplicare gli oggetti. Mamma mia, quanto tempo è passato da quando ho usato questa roba. Poi, come potete vedere, è tutto spento perché è tutto gestito da questa piccola centralina. Là in fondo, come potete vedere, ci sono tutti quanti i vari generatori. Certo, potevo mettere solo quello di massimo livello e togliere tutti quelli brutti, ma in realtà l'ho sempre lasciati perché mi piacevano. E tra l'altro è tutto gestito da lì e si dirama per tutta quanta la città. Come potete vedere, ogni casa ha almeno un collegamento elettrico che gli permette almeno di avere la luce. Questo è lo shop. L'ho creato non molto dopo l'inizio perché ho detto, beh, c'è la possibilità di avere i negozianti, che tra l'altro, detto sinceramente, io non so che fine abbiano fatto la maggior parte, perché io li ho messi qua, ma dopo un po' sono scomparsi. Sono rimasti solo il general e il clothing. Perché, boh. Sopra poi, io ho fatto la casa a loro, ho fatto il loro piccolo spazio comune con il biliardo, i pesi, i vari letti. Sono anche messi comodi, pensa. Questa struttura invece è forse una di quelle su cui ho ragionato di più per crearla, perché, apriamo questo interruttore, è la stanza delle mie armature atomiche, con i vari tipi di armature atomiche. Queste sono quelle uniche, queste sono tutte quelle complete di ogni tipo, tra l'altro. Va che bella, va com'è. Tutto bello ordinato. Mentre queste sono le ultime armature atomiche che non ho mai ultimato. Uno, perché
mi mancava sempre magari qualche pezzo e non volevo usare pezzi di altre armature, e due perché alla fine credo che non si trovi più niente, anche perché tra l'altro queste due armature atomiche gli mancano entrambe lo stesso braccio. Questo mi manca tutta la parte sinistra e questa invece è vuota. Però vediamo cosa abbiamo qui. Abbiamo le varie armature atomiche della Vim, Nuka-Cola e la Nuka-Cola Quantum. Qua invece abbiamo le due armature spaziali, che non mi ricordo il nome, sono quelle di Capitan Cosmos. Questa è Tesla e questa è Tesla con il jetpack. Ci stava bene per un'armatura spaziale. Qui invece abbiamo la X-1, anche qui la X-1, X-1 e X-1. T-60 Tesla, la T-60F, la T-60F, la T-60F, la T-60D, la T-60F, la T-60 e la T-60. Questa è più rovinata, tutte quante con un vario paint job, mentre di qua abbiamo quella dei Rider, quella del grande capo di Nuka World. Queste due probabilmente, non mi ricordo il motivo, ma non gli ho messo il casco perché probabilmente non lo trovavo, ma in realtà stavano bene anche così, quindi ho detto ci stanno. La T-45F, la T-51F e questa qua non mi ricordo. Forse è l'unica armatura che aveva tutti i pezzi leggendari che ho trovato. E detto sinceramente, i pezzi leggendari delle armature atomiche in questo gioco sono anche pochi. Questo è il torace leggendario, questo è un braccio leggendario e questo invece è il casco leggendario. E gli ho dato il paint job del fuoco con le fiamme nere perché ci stava benissimo. Kyuri, che stai facendo, tesoro? La porta è... Vabbè, dai, lasciamo perdere. Poi, il sistema che avevo creato per chiudere e aprire questo posto era un po' strano, perché devo chiudere dall'esterno e aprire di nuovo dall'interno se voglio uscire. E anche qui devo richiudere dall'interno, poi. Tutto questo, in realtà, è stato fatto perché questa struttura, i coloni, non la posso raggiungere. Uno, perché è chiuso, e due, perché è in alto. E perché ho fatto questo, di grazia? Perché una volta, durante un assalto, uno dei pochissimi che ci sono stati in questo cacchio di gioco, un colono mi ha rubato un'armatura atomica e non me la voleva più ridare, lo stronzo. Quindi ho detto, devo nasconderle dalle loro grinfie. Poi qui c'è una piccola casa fatta su un autobus che non usa praticamente mai nessuno, forse perché è un po' fuori zona e forse perché l'autobus non lo considerano totalmente in questo gioco, non lo so. Questa piccola casa fatta tutta di metallo in realtà non mi è mai piaciuta tantissimo, però ho detto, ma sì, la faccio, la lascio qui, tanto non la usa nessuno. Ci avevo messo qualche libreria, lì avevo messo un letto, niente più niente meno, ma era giusto un esperimento all'inizio quando stavo ancora testando il gioco. Questa qua invece è diventata una piccola piccionaia dove ho fatto dei balconcini e altri negozietti che non usa nessuno perché sono tutti stronzi. Piccolo trivia, qua in questo punto ho messo una scala perché era l'unica cosa che si incastrava bene per lasciare tutto di legno e non lasciare il buco. Vabbè, ci stava, e ci ho messo le candele sopra per fare un po' di luce. Ciao Dogmeat, il nostro primissimo companion armato di tutto punto. Mamma mia che bello che sei. Ciao. E qui c'era la mia scritta, iscriviti al canale, in live su Twitch, seguimi su Instagram e metti mi piace su Facebook, che non c'è più la pagina, l'ho cancellata, quindi è l'unica scritta che non dovete tener conto, tutte le altre sì. Qui c'era il giardinetto dove tutti prendevano il cibo, qui un'altra piccionaia con i primi negozi che ho fatto, e questa struttura in realtà è la primissima forse che ho costruito nell'insieme, per poi fare questo ponte dove mettere tutti quanti i generatori. Avevo gestito benissimo questo spazio. Mentre di sotto ci sono tutti quanti i collezionabili, tipo i fumetti, le statuine, il generatore di Nuka-Cola, Ada che rompe le balle. Qua avevo messo praticamente tutte le palle da biliardo, ma ce ne sono più di più colori, tutte uguali. Tutte le varie armature che ho raccolto durante il gioco. Alcune sono uniche, altre sono semplicemente belle. Qui avevo fatto il mio spazio per dormire ed era praticamente la mia prima casa dove stavo io. E qua dentro ci sono tutte le mie robe leggendarie, solo che ho un filo paura ad aprirle perché questo è il punto di rottura del gioco. Se io guardo tutte quante le armi, il gioco crasherà probabilmente. Però qua, come potete vedere, nascondevo tutte quante, tutte le armi leggendarie che ho trovato, sia quelle uniche che quelle che droppavano i boss. Ed ecco la ragione per cui non ho continuato questa serie, perché il gioco crasha.
crasha nel farmi vedere le armi, capite il perché ho dovuto abbandonarla questa serie? Continuando da dove siamo crashati. Quindi, una scatola delle armi fa crashare il gioco. Fantastico! Vediamo, se non sbaglio, invece qua ci sono tutti gli abiti unici e anche quelli leggendari. Anche qui cercherò di non farveli vedere, però qua ci sono i vari unici e poi tutti gli altri che droppano i boss. Qua invece c'erano tutte le armi, quelle normali e non leggendarie. Anche questo non ve lo faccio vedere perché sennò crasha tutto. Qua invece tutti gli abiti, quelli normali. Avevo gestito benissimo gli spazi, ero strafiero di tutta quanta Sanctuary. Che poi, detto sinceramente, io usavo molto di più Cosword, che l'avevo praticamente totalmente cambiato. Che poi mi sono pentito di questa scelta, però ormai era tardi. Che poi, detto sinceramente, usavo più le case che avevo creato io, perché mi piaceva gestire di più gli spazi, che quelle originali, perché non c'era molto da personalizzare. Ci ho buttato dentro i letti per tutti i coloni e basta. Hi people of YouTube, benvenuti in questa nuova puntata. Questo cartello, mamma mia, quanto tempo. Questa struttura invece inizialmente doveva essere una serra, volevo metterci le piante. Poi è diventata la casa della creazione dei robot. Qua c'è Maria Antonietta 2.0 e questo invece è Gioacchino Marella. Che poi Gioacchino Marella, che ho iniziato a usare un po' come nome ovunque, è nato proprio da Fallout, l'ho creato proprio qua. Qui dentro c'è il nostro impianto di creazione robot, qui un garage per aprire e uscire. Altri vari tetti dove ci sono tutte le torrette, quello è un bar, niente più niente meno. E alla fine il ponte, che è mega controllato e mega sicuro. Praticamente può arrivare anche un Deadclaw qui al Sanctuary che non sopravvive. E questa in sostanza era tutta quanta Sanctuary. Mentre poco più avanti invece c'è Red Rocket. Questo è l'ultimo insediamento che ho iniziato tra virgolette, a modificare, perché poi appunto ho smesso di giocare perché il gioco continuava a crashare. Non ci avevo fatto molto perché appunto è stata l'ultima cosa che ho modificato, però sono molto fiero del risultato. Qui ho fatto la mia serra, che era l'intento appunto di quella che avevo prima, tutte le varie fonti d'acqua, e dentro questo rimorchio uno e un solo letto. Mentre là sopra, come potete vedere, ci sono tutti quanti i generatori. Salendo questa scala dovrei entrare dentro questa casa che ho creato. Mamma mia, ci ho messo un sacco di tempo per farla questa casa, perché non si incastrava niente con niente. Però sono fiero del risultato, perché praticamente è una casa di riposo per tutti quanti i coloni. Qua il solito balcone. Sono fissato coi balconi, effettivamente, lo so. E tra l'altro, se volessi uscire per andare dove ci sono i generatori, l'unico modo sarebbe fare così. Che in realtà questa cosa l'ho fatta solo per non far andare i coloni da queste parti. Però, detto sinceramente, non vengono qui. Che tra l'altro il sistema di carovane era tutto quanto gestito da Sanctuary. Questo perché praticamente era il posto più comodo dove lasciavo tutti quanti i rifornimenti, facendo sì che tutte quante le varie case che avevo in giro potessero usare tutti quanti gli stessi oggetti di Sanctuary. Vi mostro altri tre insediamenti che sono stati i più belli che ho creato e poi ci salutiamo. Perché ormai per questo gioco non ci sono più missioni che io possa fare. Ho praticamente completato tutto il completabile. Andiamo al primo degli insediamenti che vi voglio mostrare. La fattoria Albernarti. Quanto tempo ci ho passato su questa fattoria. Guardate che struttura che ci ho fatto su, Dio mio. Quella casa è... la Madonna. Ci avrò messo un'eternità per far combaciare questo muro, ma credetemi, la soddisfazione è stata tanta. Da fattoria questo è diventato un muro inespugnabile. È protetto da tutti i lati e sopra ci sono tutte quante le varie strutture. Ah, avevo mandato qua Strong io. Neanche me lo ricordavo più, pensavo fosse al castello. Poi qua ci sono le varie scale che portano di sopra, ma molto più comodamente c'è un ascensore. Grazie tante care cose. Andiamo al quarto piano. Ed ecco qua la prima delle basi. Tra l'altro, se non volevo farmi le scale, avevo fatto anche un secondo ascensore che ci portava ancora più su. Andiamo al quarto piano. Primo piano, secondo piano, terzo piano. Eccolo qua.
Qui avevo fatto tutte le strutture per le varie armature atomiche, le cose dei pesi, i tavoli da lavoro, cosa che gli abitanti praticamente non usano perché non arrivano mai qua in alto. Però c'erano anche le scale nel caso loro non volessero usare i vari ascensori che non sono capaci di usare. Guarda come siamo in alto e come quell'acqua è limpida e cristallina. Guardala, è perfetta. E cosa più importante, se non volevo farmi tutte le scale e gli ascensori per scendere, bastava che facessi così. Puff, eccomi qua. Prossima fermata, vicolo dell'impiccato, e ci vivono solo due coloni. Questo è uno di quegli insediamenti che non utilizzavo perché era piccolo, non mi serviva a niente, ma poi mi sono messo a costruire e ci ho creato un mondo qua dentro. Qua ci sono le varie strutture, le solite cose, un piccolo orto, visto che tanto qua sono in pochi. Ma cosa più importante, poi ho pensato, siccome questo posto è stretto, devo salire in alto se voglio costruire un po' di roba. Ed ecco qua le varie case che ho creato, fatti coi rimorchi tra l'altro, però sono strafighe, sono strafiero di come sono uscite. Poi qui si sale ancora, ho fatto tutta questa zona dove avevo fatto i generatori. Però sì, questo avamposto era molto piccolo e l'ho usato veramente pochissimo. Il Vulto 88 in realtà l'ho abbandonato al suo triste destino, non l'ho praticamente mai usato. L'ultimo posto che vi volevo mostrare è il castello, ci vivono 20 persone e sono tutte abbastanza felici. Ecco a voi il castello, ricostruito e risistemato con il muro rifatto da me. Avevo fatto anche un robot per la sicurezza di questo posto. Qui dove si nascondeva il tesoro dei Minutemen, ci ho fatto la zona di costruzione robot. Dentro le mura del castello invece c'erano le varie zone abitate, tipo qua dove dormono i coloni. Fuori da questa finestrella ci sono tutti quanti i purificatori d'acqua. Altra gente che dorme, altri letti buttati qua in giro perché non sapevo dove metterli, un piccolo bar per far divertire la gente, un altro negozietto con il distributore di Nuka-Cola, altri negozi che non usa praticamente mai nessuno, e le mura del castello, dove ci sono i vari cannoni, le varie guardie e tutto quanto il muro del castello riparchettato, perché ci stava bene il parquet qua sopra. Anche perché, come potete vedere, molto del muro originale l'ho ricostruito io con i blocchettoni di cemento, manco fosse Minecraft. Oh, guarda, Preston, lo zunderino. Sapete che non mi parla più lui? Ehi, meglio se non ci parliamo. Lo so, Preston. Da quando ho fatto Nuka World non mi vuole più parlare lo zundere. E siccome non ero contento di tutto sto popò di spazio che avevo, ho creato qua sotto un'altra casa ancora. Con queste scale scendiamo di sotto e te, un'altra casa dove la gente può abitare. Qui avevo fatto l'uscita che dava direttamente sul mare nel caso qualcuno volesse pescare. E qua dietro invece tutto quanto l'orto. Sì, l'orto fuori dalle mura, forse era più sicuro lasciarlo dentro, ma tanto detto sinceramente, con tutte le difese che ci sono qui, i nemici sono l'ultimo dei miei problemi. E detto sinceramente, questo è tutto quello che ho fatto su Fallout 4, quello che vi volevo mostrare di concreto di questo gioco che inizialmente non mi piaceva, ma che dopo un po' che l'ho giocato sono riuscito anche a platinarlo. Oh, guarda, un Mylurk. Per la scienza. Sì. Ma se ho fatto tutto io. Passiamo a un'altra arma, passiamo all'ultima arma che non vi ho mai mostrato. Lo Scorpio, il fucile leggendario velenoso. Il potenziamento del veleno e quello del sanguinamento bene o male fanno la stessa cosa, solo che il sanguinamento è più efficace. È incredibile che non ci siano nemici nelle vicinanze. Oh, un cane. Ehi, 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 dove vai? Vieni qua. Mamma mia. Oh, un super mutante, finalmente. Vedete, il veleno non è molto efficace, cioè è attivo sul super mutante, ma non gli fa granché di danno. Mentre se uso lo spillo, guarda, la salute inizia a scendere molto più velocemente. Con un signore della guerra, tra l'altro, eh. Cioè, guarda, con un intero caricatore fai fuori un nemico. Con una pistoletta del cazzo da 46 di danno, eh. Vi voglio ricordare questo. Vediamo, un'altra arma. La pistola esplosiva. Te. Quello è leggendario. Chissà se mi dà qualcosa di utile. Quanto tempo che è passato dall'ultima volta che ho ucciso della gente su Fallout 4.
In realtà è ancora divertente questo gioco, se non si contano i problemi. Un braccio sinistro da sintetico. Wow. Che ne dici di un po' di lanciafiamme laser, eh? Guarda che danno incredibile che ti fa. E comunque si è al plasma, fa niente. Dai, vieni qua che ti sciolgo con un abbraccio. Che volo. Ecco fatto, tutto risolto. Che soddisfazione uccidervi. Ah, da quanto tempo non editavo un video di Fallout 4. E giusto per completismo di questo episodio, questi sono tutti quanti i talenti che ho. Come potete vedere, c'ho lo special tutto quanto a 10. Questo è un trucco che vi ho fatto vedere all'inizio della serie. I saldi, la robustezza, il danno delle pistole, dei fucili a pompa. Tutte le varie cose che servivano in questo gioco. Amico degli animali non l'ho usato mai. Tutto quello che mi è servito durante la serie, niente più niente meno. Che poi in realtà non sono neanche così overpower, però gestisco bene tutto il mio inventario e tutte quante le mie armi. Ci sarebbe un ultimo insediamento che vi vorrei far vedere, che però ho dato ai predoni. Il Drive-In Starlight. Questo è stato il primo vero avamposto che ho dato ai predoni, perché era uno dei pochissimi avamposti che non ho mai usato, ma che sono fierissimo di aver creato. Lì c'è tutta la stazione di controllo, qui è tutta la zona del mercato, con tutti quanti i vari negozi di qualsiasi tipo, in questa piccolissima pozza d'acqua i vari purificatori, e qui il muro dove si proiettavano i film, che alla fine è diventata la zona dei generatori. Beh, questo è tutto ciò che ormai è rimasto del mio Fallout 4, ragazzi. Questo gioco purtroppo l'ho talmente completato che su console, ovviamente, non ho più niente da fare. E questo è stato anche il motivo per cui l'ho disinstallato, oltre ai vari problemi. Però spero di avervi portato un piccolo sorriso e un piccolo ricordo alla serie originale. E quindi, signori, vi ringrazio tutti quanti per aver seguito la serie di Fallout 4, che è stata comunque una bella soddisfazione. Vi ringrazio tutti quanti, spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto, in descrizione trovate sempre il link per trovarmi sul sito Viola. Signori, questo episodio speciale conclude tutto quello che è Fallout 4. Signori, buonasera a tutti. Ciao!